Grazie Presidente, ma entriamo un attimo, torniamo un attimo indietro rispetto alla, come dire, rispetto all'ultimo intervento e ritorniamo un attimo, secondo me, su alcune questioni che erano già emerse nella discussione generale dell'altra seduta. Allora, prima di tutto noi siamo. C'è stato, se non ricordo male, una serie di elementi e di discussioni portate all'attenzione dell'Assemblea da parte anche delle altre forze politiche sulla, come dire, un po', almeno così l'ho percepita, sulla inopportunità, no, di questa delibera o sul fatto che questa delibera, insomma, non fosse così piaciuta molto alle opposizioni. Allora, partiamo da un dato. Questa delibera nasce da un fabbisogno che è datato 2008. Nel 2008 con un decreto, no, ministeriale è stata data una definizione di alloggio sociale che riguarda appunto l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale di ridurre il disagio abitativo di individui in nuclei familiari svantaggiati che non sono appunto in grado di accedere al libero mercato, ad alloggi di libero mercato. Dal 2008 ad oggi non c'è stata, dal nostro punto di vista, in alcun modo una regolamentazione, in particolare una disciplina all'interno dell'ordinamento, diciamo, come dire, di Roma Capitale, quindi ciò che è di competenza di Roma Capitale, efficace al punto tale da poter finalmente, invece, prima con la delibera di indirizzo e poi con questa, riuscire a declinare e delineare meglio quello che è un settore che è appunto quello dell'housing sociale. Allora, politicamente, perché poi bisogna, i temi secondo me bisogna affrontarli prima di tutto dal punto di vista politico e quello che sono gli interessi generali. Noi abbiamo da una parte un interesse sicuramente generale che è quello della salvaguardia della coesione sociale e di ridurre il disagio abitativo, che è l'obiettivo dell'housing sociale. Dall'altra, un legittimo, ovviamente, interesse o comunque che riguarda anche la libera iniziativa privata da parte, no, degli operatori di settore. Questa delibera, prima di tutto, insieme a quella precedente, che cosa fa? Regolamenta e disciplina questo rapporto, dando ovviamente, dal nostro punto di vista, una prevalenza a quello che è l'interesse generale rappresentato dalla norma. Quindi, tra due mondi che sono da una parte l'assenza di regolamentazione, e quindi la deregulation, come sappiamo, è uno dei punti cardine dei principi del liberismo, dall'altra abbiamo invece la regolamentazione, e quindi entrare nel merito dei temi e delle questioni e trovare un punto di equilibrio. Questa delibera, finalmente, dal nostro punto di vista, riesce a regolamentare un settore, tra l'altro rilanciandolo, e quindi cercando, ha un impatto, questa delibera è fortissimo se pensiamo che ovviamente si estende a decine, centinaia, anche possibili potenziali di migliaia di cittadini, di persone che potranno effettivamente, grazie anche, o anche operatori ovviamente, come dire, avere una regolamentazione più chiara di quelle che sono, di quello che è questo settore. Non me la sento in alcun modo invece di condividere le impostazioni che sono state, come dire, rappresentate, o comunque così ho compreso, diciamo, di contestazione anche nei confronti della Giunta, perché dal nostro punto di vista in realtà qui abbiamo una perfetta e un perfetto equilibrio tra quelli che sono gli indirizzi di Assemblea Capitolina e il perfetto lavoro che è stato portato avanti anche dall'assessore Montuori e dagli uffici, perché da questo punto di vista noi abbiamo delle commissioni capitoline, e su questo voglio ringraziare sia l'attuale consigliera, ex presidente, insomma, Iorio, e anche l'attuale assessora Vivarelli, più ovviamente l'aggiunta e quindi l'assessore Montuori, che si sono presi in carico di riprendere un tema che era stato a Roma abbandonato e poi successivamente, quindi alla nostra elezione, dopo appunto riprenderlo in mano e portarlo avanti e riuscire a regolamentarlo dal nostro punto di vista anche in modo efficace. Quindi, come dire, abbandoniamo un attimo quel tipo di pregiudizio politico, prima una regolamentazione
non esisteva, adesso esiste ed esiste con equilibrio, tra l'altro, o meglio, se verrà approvata questa delibera potrà esistere con un certo equilibrio. A questa delibera, come abbiamo detto, già preesiste una delibera di indirizzo già approvata dall'Assemblea Capitolina. Allora, io questa delibera non va, e di qua invece mi voglio mettere sempre sul tema del punto di equilibrio, non va contro, diciamo, anche il mondo in questo senso degli operatori privati o comunque di coloro che effettivamente magari potranno subire, perché in realtà qui si sta fornendo una regolamentazione chiara e la competenza anche del governo del territorio o comunque del patrimonio o comunque sul tema dell'housing sociale è ovviamente dell'amministrazione, quindi la prevalenza di un diritto che in questo caso è ovviamente di interesse generale, è quello sociale, è però, come detto, equilibrato e contemperato anche gli altri interessi. Non lo vedo come una posizione conflittuale, la vedo invece come una posizione equilibrata. Il fatto che ci possano essere anche sulle quote, no, di housing e tutto il resto che sono state contemplate all'interno della delibera, all'interno dei nostri indirizzi e della convenzione e della varia, insomma, delle convenzioni, anche questo dal nostro punto di vista non può essere interpretato come in alcun modo una forzatura. Ho sentito addirittura parlare di temini. Qui non si tratta di temini, qui stiamo parlando di una delibera che finalmente che coinvolge assolutamente un numero elevatissimo di cittadini potranno a livello disagio anche abitativo avere una regolamentazione più chiara, ma soprattutto anche avere finalmente un'amministrazione che prende in carico questo tipo di tema. Allora, gli indirizzi che sono stati formulati e la convenzione integrativa, che lo schema di convenzione sociale, insomma, che sono allegate alla proposta di delibera, dal mio punto di vista in alcun modo possono essere viste come un'operazione conflittuale nei confronti di nessuno, anzi proprio l'opposto, devono essere viste come una forma di concorso da parte dell'amministrazione a quello che è la riduzione di questa, da una parte, il disagio sociale, ma di riuscire, come ha detto perfettamente, su questo voglio ringraziarlo, l'assessore Montuori, che nel suo intervento è riuscito anche a definire quello che un po' è spesso la zona grigia, no? All'interno, diciamo, di questa materia, e che quindi con questa delibera noi riusciamo a colmare. Allora, io direi che per una volta, io comprendo che magari su alcune posizioni politiche si può avere delle posizioni legittime, magari anche diverse, però cerchiamo anche, lo chiedo alle opposizioni, di riconoscere il merito in questo caso di questa amministrazione, e soprattutto del lavoro che è stato fatto da una parte dall'organo di governo dell'Assemblea Capitolina e dall'altro organo di governo, che appunto è la Giunta, e quindi dagli assessori, e dall'assessore anche Montuori e l'assessore Vivarelli, che hanno dato prima di tutto attuazione a un indirizzo e soprattutto sono riusciti, insieme agli uffici che li ringrazio, a finalmente perimetrare in modo chiaro ed efficace, soprattutto nell'interesse generale della città, un settore che era stato probabilmente non regolamentato in alcun modo, non raccolto. Ora, noi pensiamo che questo sia un atto politico importante, sui quali, al netto ovviamente delle posizioni che uno può percepire o meno anche da operatori o cose, e per carità, è legittimo ascoltare tutti, e noi abbiamo sempre ascoltato tutti, è giusto ascoltare tutti, poi però è l'amministrazione che si determina su quello che poi è anche la propria visione e del proprio programma. Quindi, dal nostro punto di vista, questa è una delibera assolutamente politica sulla quale le opposizioni devono metterci la faccia, cioè devono dire: non siamo a favore di questo. Poi ovviamente è una loro posizione legittima, che possono anche decidere di non votare, ma da questo punto di vista noi riteniamo che sia assolutamente in linea col programma elettorale del Movimento 5 Stelle. Grazie.